Altro tema importante dell'attualità è il trapianto di organi, tessuti, midollo. Argomento molto dibattuto nell'ambito medico, che continua a tenere banco nei confronti tra esperti del settore. Sì, purtroppo bisognerebbe parlare di più, sia di donazione che di trapianto, perché chiaramente il trapianto è un trattamento terapeutico che permette di salvare la vita a tante persone. È chiaro che per fare un trapianto abbiamo bisogno dei donatori, sia di donatori adulti, quindi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ma anche di genitori che decidono al momento della nascita del proprio bambino di donare il sangue cordonale. Ed è fondamentale perché, appunto, come dicevo prima, senza donatori non riusciamo a avviare i nostri pazienti al trapianto, che è un salvavita. Assolutamente sì, perché queste cellule, appunto, una volta che vengono trasferite presso le banche del sangue cordonale, vengono sottoposte a tutta una serie di controlli e di esami e poi conservate all'interno di queste sale, di questi laboratori, dove appunto possono rimanere per anni. Le cellule staminali contenute nel sangue cordonale sono in grado, come quelle di un donatore adulto, di andare a ricostituire il midollo nel momento in cui il paziente viene sottoposto a un trattamento chemioradioterapico. Quindi questo è un gesto di grande solidarietà che, a mio avviso, porta il sorriso anche a chi lo fa. Sicuramente, perché il trapianto di cellule staminali è stato, da quando sono arrivato qui nel 2010, è stato il leitmotiv di tutta la mia attività in questa azienda. Siamo riusciti dal 2014, grazie a tutti, abbiamo avuto la possibilità di fare più di 270 trapianti, ci stiamo arrivando quasi ai 300 trapianti di midollo, trapianti di midollo da ovviamente autotrapianto, ma anche trapianto da donatore consanguigno e non consanguigno, da donatore quindi volontario, da donatore apolidentico. Ormai il numero di trapianti che facciamo ogni anno negli ultimi anni supera stabilmente i 15 trapianti allogenici, cioè da donatore. E ovviamente potremmo fare ancora di più se avessimo a disposizione qualche camera sterile in più, perché la richiesta è sempre maggiore, ma oggi il nostro obiettivo è ancora, siamo agli sgoccioli per poterlo effettuare, la terapia con le CAR T-cells. Le CAR T-cells è la nuova frontiera, una target therapy che ci permetterà di risolvere i problemi di pazienti che sono resistenti o refrattari, leucemici in particolare, ma anche con linfoma, alle precedenti terapie, chemioterapie o altre terapie target.